ciao a tutti. Oggi a casa nostra ripeteremo alcuni incredibili cibi di strada provenienti da tutto il mondo. Sarà molto interessante, quindi mettete i vostri mi piace in anticipo. Il primo cibo di strada è indiano. Li spaccano grandi blocchi di ghiaccio e li mettono in un grande tamburo di ferro. Poi versano la panna e girano il tamburo continuamente. E poi aggiungono anche vari succhi di frutta e sciroppi. Il tamburo super freddo congela tutto. Basta raschiare e si ottiene il gelato. Rifacciamolo. Cominciamo con gli sciroppi. Nella prima padella mettiamo le ciliegie congelate, nella seconda uva senza vinacciolo. Basta togliere gli acidi dal grappolo. E per il terzo tagliamo tutta la polpa dei manghi. E li sbucciamo. Utilizzeremo anche le pesche. Facciamo delle incisioni fino al nocciolo e tagliamo a metà girandolo. Tagliamo la frutta a dadini. Infine li mettiamo in una terza pentola. Con un frullatore a immersione tritiamo tutto fino a ottenere un frullato. Per un sapore più ricco aggiungiamo un grande cucchiaio di zucchero ad ogni frullato. Poi li mettiamo sul fuoco. Facciamo ebollizione e mescoliamo. Gli sciroppi sono pronti, li versiamo nelle salsiere. E avvitiamo i coperchi. La costruzione per il gelato è fatta da papà. Tagliamo un pezzo di tubo che non ci serve. Inseriamo 5 bulloni nel disco di ferro. E li serriamo con i dadi dall'altro lato. Ora saldiamo i bulloni al disco. Mettiamo all'interno del tubo il disco e mettiamo un altro dall'altro lato. E al centro infiliamo una barra di ferro. Lo si salda in modo che rimanga esattamente nella stessa posizione. Utilizziamo un disco abrasivo per levigare il tubo, in modo che risulti lucido. Ora è il momento di fare il supporto. Tagliamo un tubo profilato e lo saldiamo. È necessario saldare anche i supporti dei cuscinetti. Mettiamo i cuscinetti stessi sull'albero su entrambi i lati e saldiamo la maniglia. Ricopriamo tutto il metallo di vernice nera per evitare la ruggine. È ora possibile assemblare la nostra costruzione. Tutto funziona perfettamente. Affinché questo tamburo raffreddi il tutto, abbiamo bisogno di molto ghiaccio. Mettiamo 4 blocchi in una ciotola. Utilizziamo un'ascia e un martello. Dividiamo questi blocchi in pezzi più piccoli.
patto. Mettiamo i pezzi di ghiaccio all'interno del tamburo. Per tutto ciò che non riusciremo a mettere dentro usiamo il martello. Fino a riempire il tamburo fino all'orlo. Mettiamo una guarnizione di gomma su bulloni. Mettiamo uno sportello metallico sulla parte superiore e lo serriamo con i dadi. Posizioniamo il tamburo freddo sul supporto. Per prima cosa mettiamo la banana. Rimuoviamo la buccia. Ruotando il tamburo e spalmiamo la banana sulla sua superficie. Dopodiché versiamo la panna e la spalmiamo. Dopo spremiamo lo sciroppo d'uva. Lo sciroppo di ciliegia. E quello di pesca e mango. È sufficiente mescolare il tutto a mano fino a ottenere un colore rosa. Grazie al fatto che il tamburo gira continuamente, il liquido non ha tempo di gocciolare e il ghiaccio all'interno congela gradualmente tutto. Abbiamo deciso di aggiungere anche un gusto all'anguria al nostro gelato, quindi tagliamo un pezzo di anguria. E strofiniamo la polpa dell'anguria contro lo strato ruvido già congelato. E ancora una volta versiamo i nostri topping naturali. Ho deciso di aggiungere anche un topping al cioccolato, credo che in questo modo il sapore sia migliore. Una volta congelato, il gelato ottenuto può essere messo in una ciotola. Diamo un assaggio. È molto gustoso, è simile al gelato freddo thailandese. Il prossimo cibo di strada che faremo sono i nachos di mais messicani. Ci mettiamo sopra il chili con carne e poi la salsa al formaggio e una variante le guacamole. Penso che sia molto buono, è necessario ripeterlo. Per il chili con carne tagliamo le carote a fette, poi alla julienne e infine le tagliamo a dadini. Dimezziamo la cipolla rossa, poi la tagliamo a mezze rondelle e poi a dadini. Tagliamo il sedano a strisce lunghe e lo tritiamo finemente. Tritiamo l'aglio. E il peperoncino.
Mettiamo due padelle sul fuoco, in una mettiamo le verdure. Nella seconda il macinato di manzo e lo spezzettiamo in modo che non si frigga in un'unica cotoletta. Aggiungiamo le verdure e i pomodori con la salsa. Le schiacciamo con una spatola. La carne macinata ha una crosta croccante. Quindi le aggiungiamo le verdure. Fagioli, sale, salsa Worcester. Un po' di cioccolato fondente e mescoliamo il tutto. Il chili con carne è pronto. Passiamo al guacamole. In un grande mortaio mettiamo l'aglio, il peperoncino e il coriandolo. Li maciniamo. Successivamente tagliamo un avocado a metà. Rimuoviamo il nocciolo e tagliamo la polpa con un cucchiaio. Lo aggiungiamo nel mortaio. Tagliamo un lime e spremiamo il succo sull'avocado in modo che non si ossidi e rimanga nello stesso bel colore verde. Tritiamo finalmente la cipolla rossa. E la mettiamo nel mortaio. Saliamo e usiamo un pestello per trasformare l'intero composto in guacamole. Per la salsa al formaggio grattugiamo il formaggio cheddar e lo mettiamo in una piccola padella. Sul fuoco aggiungiamo la panna e impastiamo con una spatola fino al completo scioglimento del formaggio. La salsa è pronta. Prendiamo un piatto con i nachos, ci mettiamo sopra un paio di cucchiai di chili con carne. Aggiungiamo la salsa al formaggio e un po' di guacamole. Penso che sia ancora più bello di quelli messicani. Proviamo! È assolutamente delizioso. Tutti e tre i condimenti sono risultati ottimi. E l'ultima cosa che vorrei fare è un popcorn al gusto di anguria in un calderone. Nel video la polpa d'anguria cambia colore all'olio e il popcorn diventa rosa. Prepareremo il calderone. Mettiamo la legna e lo accendiamo. Versiamo l'olio. Prendiamo un grosso pezzo d'anguria, come nel video. E lo mettiamo nell'olio bollente. Abbiamo tagliato la polpa, ma l'olio non diventa rosa. Ok, apriamo i chicchi di mais speciali e li mettiamo nel calderone. Tiro fuori l'anguria, perché inizia a bruciare. Il popcorn esplode, ma non è rosa. Lo mettiamo in una ciotola. In pratica il video si è rivelato un falso, quindi vi mostrerò come farlo davvero rosa. Prendiamo la polpa dell'anguria con un cucchiaio e lo mettiamo in un setaccio. Spremiamo il succo. Fatto! Aggiungiamo dello zucchero e mettiamolo sul fornello. Facciamo bollire il tutto fino a che non diventi caramellato e aggiungiamo il colorante rosa. Mescoliamo. A questo punto il caramello è pronto, mettiamo il popcorn in un'altra ciotola.
versiamo ancora un po' di caramello rosa caldo e mescoliamo velocemente in modo che ricopra uniformemente tutto il popcorn. Ecco fatto, si può metterlo in una scatola. E ora il nostro popcorn è davvero rosa e sa ancora più di anguria. Assicuratevi di mettere mi piace a questo video e faremo altri piatti insoliti. Ciao a tutti!